Allora, l'invecchiamento, che è il tema quest'anno del premio Regione Lombardia, è un tema di un'importanza generale, evidentemente, e può essere abordato in molti modi diversi da un punto di vista scientifico. Un modo che mi interessa particolarmente è quello che riguarda l'aspetto genetico e anche epigenetico, cioè le modificazioni che avvengono nel corso della vita a livello del DNA stesso e che comportano evidentemente dei danni nell'espressione dei geni e quindi sono sicuramente delle concause dell'invecchiamento. Ci sono molti altri aspetti evidentemente che saranno trattati da altre persone, ma l'aspetto genetico è molto importante.